Sì, 5 anni davvero straordinari e intensi perché i 5 anni che hanno attraversato la pandemia, poi il periodo della crisi economica ed energetica che ha seguito proprio l'emergenza Covid e poi anche una parte importante, gli ultimi 2 anni di grande rilancio e di rinascita grazie alle risorse del PNRR. Questi sono sicuramente gli elementi più significativi di questi 5 anni di mandato che ci hanno portato ovviamente a dover gestire insieme 3 ambiti diversi, ovvero la parte dell'ordinario, dei servizi che vengono erogati ai cittadini, sui quali abbiamo cercato di essere sempre presenti e soprattutto di supportare quelle famiglie in maggiore difficoltà e anche tenendo il costo dei servizi scolastici, servizi per la disabilità, per gli anziani a livelli bassi per l'utenza, sopportando sul bilancio comunale il grosso della spesa. Ma anche un periodo straordinario perché abbiamo dovuto gestire un'emergenza mai vista prima nella storia recente, quindi un lavoro per arrivare a ciascuna persona quando c'era una criticità, quando c'era un momento veramente difficile come nei giorni più intensi del Covid. E infine il lavoro di programmazione e progettazione del futuro, perché il PNRR ci ha dato la grande opportunità di investire tante risorse nuove su quelle che erano le infrastrutture e gli ambiti più importanti per noi, a partire dalla scuola, sulla quale abbiamo scelto di investire oltre 10 milioni di euro in 5 anni per la messa in sicurezza, per rendere gli ambienti più adatti all'innovazione della didattica e quindi più accoglienti per i ragazzi. Un lavoro fatto anche sui luoghi della cultura, perché abbiamo aumentato l'iscrizione alle nostre biblioteche, gli abbonati del teatro, quindi rafforzando questi presidi sociali fondamentali. Un lavoro che ha guardato anche alla transizione ecologica, perché abbiamo investito sulle aree gioco, sulle aree verdi, sulle alberature, su quello che è il patrimonio proprio del verde urbano, anche con interventi mirati di riforestazione urbana. Quindi un grande lavoro impegnativo, ma che ci porta nei prossimi anni a poter veramente vivere una città con una forza maggiore, con presidi importanti, perché anche questi 10 anni ormai di fusione non li abbiamo sempre vissuti così. La possibilità di avere più risorse, ma anche di mantenere presidi diffusi sul territorio, arrivare a ciascun cittadino con magari un luogo della cultura, con una scuola, con un presidio sociale, e farlo senza lasciare nessuno indietro, che poi è questa la missione più importante di un'amministrazione. Sindaco, mancano però ancora 4 mesi alla fine del...